sull'articolo 4, che per noi rappresenta uno di quegli articoli. Abbiamo presentato precedentemente un emendamento soppressivo proprio per sottolineare la portata sbagliata di questo articolo. Questo articolo, sostanzialmente l'articolo 4 del decreto, va ad applicare in maniera eccessivamente estensiva e esercitando una vera e propria forzatura sulla Convenzione di Istanbul all'articolo 59 la possibilità di poter estendere il permesso di soggiorno per scopi umanitari alle vittime straniere di reati di violenza domestica. Tra l'altro voglio ricordare che se lo scopo della concessione del permesso di soggiorno per scopi umanitari, che tra l'altro voglio ricordare che questo tipo di permesso di soggiorno è presente unicamente nel nostro ordinamento, se la finalità dell'estensione di questo permesso di soggiorno è finalizzata alla possibilità, a due possibilità: una, quella di garantire la tutela della vittima straniera in caso di violenze, in caso di violenza domestica; due, consentire alla vittima straniera che subisce violenza di poter collaborare nel corso del giudizio al procedimento penale medesimo. Bene, già esiste nel nostro ordinamento un permesso di soggiorno che ha questa finalità, ovvero il permesso di soggiorno per scopi di giustizia. Evidentemente, e basta leggere il testo delle relazioni, delle note accompagnatrici che accompagnano il decreto stesso, si può vedere benissimo che la concessione di questo permesso di soggiorno, ovvero quello per scopi umanitari, rappresenta una vera e propria forzatura che per noi, legata alle tipologie di reato rispetto alle quali questo permesso di soggiorno viene esteso, ovvero un numero numerosissimo, considerevole di reati, rischia fortemente di potersi configurare come una vera e propria sanatoria mascherata. Di più, questo permesso di soggiorno per scopi umanitari viene concesso per durate, con una durata illimitata, quindi senza che venga stabilito il limite temporale entro cui questo permesso di soggiorno può essere concesso e può essere validato. Di più ancora, non sono chiare e non sono tipizzate le modalità con le quali questo tipo di permesso di soggiorno può essere rinnovato. Quindi noi invitiamo la Commissione, invitiamo l'Aula, invitiamo tutto il Parlamento ovviamente a prendere in considerazione, si è rigettato il nostro emendamento soppressivo, insisteremo con tutta una serie di emendamenti che vanno nella direzione di limitare e di ridurre la portata di questo permesso di soggiorno che, ripeto, rappresenta una forzatura eccessiva, ingiustificata e al limite del consentito nei confronti degli immigrati clandestini. Se si vuole garantire la tutela di natura soggettiva e la tutela e la partecipazione della vittima straniera immigrata clandestina durante il corso del processo, vi sono già gli strumenti amministrativi consentiti dalla legge Bossi-Fini, ovvero il permesso di soggiorno. Questo emendamento non fa null'altro che limitare la portata e la possibilità di poter riconoscere il permesso di soggiorno per scopi umanitari unicamente all'ipotesi, al 572, cioè alle lesioni personali, quantomeno alle lesioni personali previste dal comma 2, cioè alle lesioni personali aggravate. Mi auguro che il buonsenso di quest'Aula possa portare all'accoglimento di questo emendamento. Grazie.